esempio, Distretto Cilento è l'esempio concreto che anche i sogni possono diventare realtà, perché il Biodistretto Cilento è nato da un gruppo di sognatori. Le attività principali del Biodistretto del Cilento si concentrano sullo sviluppo di un sistema alimentare locale biologico, sano e sostenibile, che mette in relazione gli attori locali, promuovendo e valorizzando il paesaggio e le bioeccellenze del territorio e favorendo la transizione biologica attraverso le filiere agroalimentari tradizionali. Inoltre, il biodistretto promuove l'enogastronomia biologica locale come attrattiva turistica attraverso i biosentieri o promuove le aziende agricole attraverso le biospiagge. Anche l'ecoturismo, ovvero promuove un nuovo concetto di turismo verde che è basato sulla sostenibilità ambientale, sociale e culturale. I comuni del biodistretto inoltre si impegnano ad avviare le mense pubbliche biologiche nelle scuole per dare cibo sano ai nostri figli. Coinvolgendo una popolazione di circa 270.000 abitanti e ben 1.032 aziende agricole biologiche certificate, con una superficie agricola utilizzata di 13.749 ettari. Sono Emilio Buonomo, sono il presidente del Biodistretto Cilento.